Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. WrestleMania. La seconda serata di WWE WrestleMania 36, svolta il 5 aprile al Performance Center di Orlando in Florida. Della prima serata ne ho già parlato ampiamente, quindi per un'introduzione dell'evento vi invito ad andarvi a sentire quanto detto nella prima parte. Siccome non voglio fare un altro video di quasi 40 minuti, cerchiamo di essere più veloci, più asciutti. C'è una pandemia, ma WrestleMania si fa lo stesso, a porte chiuse al Performance Center. Ok, ora che avete anche una contestualizzazione, possiamo partire con la seconda parte della recensione della 36esima edizione dello Showcase of the Immortals. Ma prima, iniziamo parlando del kick-off. Il pre-show è strutturato esattamente come quello della sera prima, una sola ora condotta da Corey Graves e Peter Rosenberg davanti ad un green screen. Però è chiaro che il budget dei costumi non era abbastanza per due notti, dato che Graves indossa un'orribile giacca con dei fiori, ma che da lontano sembrano il coronavirus visto al microscopio, e Rosenberg non indossa i calzini con tanto di risvoltino ai pantaloni. Mamma mia, che schifezza! L'unico incontro di questo kickoff è una sfida uno contro uno tra Natalya e Liv Morgan, e questo è il messaggio mandato dalla WWE a tutti quelli che speravano in un triple threat della Riot Squad a WrestleMania. Stupido. L'incontro è molto scialbo e ci fa immediatamente sentire la mancanza di Drew Gulak e Cesaro dalla sera prima. Le due non hanno molto da offrire, dato che non c'è nemmeno un reale motivo per un loro scontro. A vincere è la Morgan tramite un roll-up. Vittoria che alla fine non la fa nemmeno crescere più di tanto come status, e guardando il piano generale, c'è da dire che la povera Liv è stata anche molto sfortunata. Hanno costruito il suo ritorno con delle strane vignette per diverse settimane, per poi fare cosa? Essere buttata in quell'immondizia che era il triangolo amoroso tra Rusev, Lana e Bobby Lashley, con l'unico pretesto di essere la svolta gay trash. Ci tengo a ribadire questo concetto. Il problema non sta nel proporre una storia con un personaggio omosessuale barra bisessuale. Il problema sta se si rende questo personaggio omosessuale barra bisessuale la svolta trash della storia. Nonostante la Ravishing Russian provò ad ergersi a portabandiera di una minoranza di cui non fa parte, la storyline venne massacrata dai fan e la federazione decise saggiamente di abbandonare completamente l'angle della relazione tra Lana e Liv, senza farne più alcuna menzione. D'altronde fecero infuriare la GLAAD, l'associazione di gay e lesbiche, già nel 2002 con il matrimonio tra Billy e Chuck. Non sarebbe stato il massimo litigarci una seconda volta nel 2020. Non essendoci stato un vero finale a quel quadrato amoroso, Liv Morgan è stata dirottata verso le sue ex compagne della Riot Squad, e l'impegno della WWE nel proporci il loro scontro è stato dei minimi storici. Non ci è stato detto perché le tre si sono divise, e cosa più importante, non ci è stata data nessuna motivazione per schierarci dalla parte di anche solo una delle tre ragazze coinvolte. Con il licenziamento di Sarah Logan, poi la storia è proseguita a due con Ruby Riott e Liv Morgan, che continuano ad affrontarsi di settimana in settimana senza che succeda o cambi qualcosa nella loro faida. E questi continui ed inutili match a Raw uno contro uno tra Ruby e Liv sono quanto di più simile ad un triple threat della Riot Squad che potrete mai avere. Nel backstage troviamo Dolph Ziggler e Sonya Deville, preoccupatissimi perché nessuno dei due è ancora riuscito a mettersi in contatto con Mandy Rose dopo quello che è successo a SmackDown. Vengono avvicinati per un'intervista, ma lo show off rifiuta perché non sono mica su TMZ. This isn't TMZ. No No comment. comment. Mi sembra anche giusto, TMZ si occupa di notizie e scoop davvero importanti. TMZ! Mandy Rose indossa scarpe fuori moda di 2 mesi! TMZ, la vostra vita sarebbe inutile senza di noi. Otis, esempio vivente che homo de panza e homo de sostanza, rivelata la sua dieta. TMZ, madafaka. Queste sono forse le più grandi notizie da quando l'uomo ha messo piede sulla luna. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per TMZ. Questo era il kick-off della seconda serata di WWE WrestleMania 36. Proprio come per la prima serata, anche qua c'è il presentatore Rob Gronkowski a darci il benvenuto, anche se poteva avere la decenza di cambiarsi. Stephanie McMahon nell'intro ha ripetuto le stesse cose, ma almeno si è cambiati i vestiti.
Poi sono certo che uno come Gronk può funzionare unicamente in un contesto di festa. Immaginatevi se ci fosse ancora il WrestleMania Rage Party. Sono certo che lui e Shane McMahon ubriaco avrebbero fatto faville insieme. Adios! E poi... Il primo match del pay-per-view è la sfida con in palio il titolo femminile di NXT, la campionessa Rhea Ripley contro la sfidante Charlotte Flair. E finalmente vediamo qualcuno sfoggiare dei costumi degni di un palcoscenico come WrestleMania. Rhea strizza l'occhio ai fan di Dragon Ball con un ring attire ispirato all'armatura Saiyan di Vegeta. Quelli del New Day sarebbero fieri di lei. Di fronte a lei però non c'è Goku, c'è Charlotte, una che è davvero over 9000. La regina si è guadagnata questo match vincendo la Royal Rumble femminile, anche se non aveva ben chiaro chi sfidare allo Showcase of the Immortals. I am going to challenge... Sara? For a championship. Da un lato ci sta il suo ragionamento, ha già battuto Becky Lynch e Bayley, non c'era sfida per lei. Quindi ecco entrare in scena la campionessa di NXT Rhea Ripley. Il problema però sta nel tira e molla di Charlotte, la quale ci ha messo quasi un mese per accettare la sfida. Pride comes before the fall, and I'm going to humble you at WrestleMania. A parte questo, la costruzione procede in un modo quasi sottotono. E poi, la mazzata finale è stata data dalla pandemia, che ha escluso ogni inventiva. Arrivavo quindi alla vigilia di questo incontro con una strana sensazione. Avevo voglia di vederlo, ma non perché l'avessero costruito bene. Avevo voglia di vederlo perché, estremamente fiducioso, nella capacità e nella buona riuscita delle due ragazze. E infatti Rhea e Charlotte confermano le mie aspettative, riuscendo anche ad andare leggermente oltre. Il loro è un ottimo incontro, senza dubbio il migliore in assoluto, non solo di questa serata, ma dell'intero weekend di WrestleMania 36. È una dura lotta a quale sia meglio tra questo match e quello tra Charlotte e Asuka di WrestleMania 34. Dovrei riguardarli uno dopo l'altro per decidermi. Se non siete mai riusciti ad interessarvi al wrestling femminile, questo match potrà farvi ricredere. La prestanza fisica e l'impegno mostrati dalle due lottatrici è ai massimi livelli. In seguito ad un big boot mancato della campionessa alle corde, l'incontro assume una piega molto più dura. Charlotte inizia a bersagliare la gamba con un'aggressività disumana e il selling di Rhea è assolutamente fantastico. Vende i colpi e i dolori alla gamba come se gliela stessero tagliando via con una motosega. Ma proprio come lo scontro tra Becky e Shayna della prima sera, anche qui si può discutere sulla vincitrice. La tattica della regina di bersagliare la gamba della rivale dà i suoi frutti, dato che riesce a sottometterla alla figure 8. Charlotte Flair è la vincitrice e conquista il titolo femminile di NXT per la seconda volta in carriera. Capisco chi se ne lamenta, l'ascesa della Ripley è stata incredibile a NXT e per tutta la costruzione non hanno fatto altro che ripeterci che lei non vuole essere come Charlotte, che vuole essere meglio di Charlotte. Everyone would always say that I looked exactly like Charlotte. Oh, she's a mini Charlotte. Questo incontro era la grande ribalta, la possibilità di ergersi al di sopra una lottatrice già ampiamente consacrata come la regina. Citando il padre, per essere la migliore bisogna battere la migliore. Ma ha perso! Era l'occasione giusta per portare Rhea Ripley a livelli altissimi, facendole battere la migliore lottatrice del main roster, e se vogliamo dando anche una bella spinta all'intero roster di NXT. Ma invece hanno voluto andare sul sicuro, infatti non credo di sorprendere nessuno dicendovi che la WWE considera Charlotte Flair come vera rappresentante, vera The Man della divisione femminile. Cavoli, in soli 5 anni è riuscita a vincere 11 titoli, gliene mancano solo 5 per eguagliare il record del padre. Con questo non voglio nemmeno far passare il messaggio che Charlotte non si meriti tali riconoscimenti. All'interno del quadrato è un mostro e per rendimento tecnico e per garanzia di successo in match ad alto livello non è seconda a nessuno. Inizialmente si pensava che la vittoria di Charlotte dipendesse anche dal fatto che la si voleva mandare a NXT per aumentare gli ascolti dello show giallo. E se così fosse, c'è da dire che non stanno facendo un grande lavoro di promozione della regina a NXT. Ma poi si è scoperto che subito dopo WrestleMania, Rhea Ripley sia dovuta tornare in Australia per rinnovare il visto lavorativo che le era scaduto. E ora, aggiungendo l'emergenza coronavirus, è impossibile sapere con certezza quando potrà tornare negli Stati Uniti. Che sia stata questa la causa della sua sconfitta? È probabile.
Però l'unica cosa che ora sappiamo con certezza è che la campionessa femminile di NXT è Charlotte Flair. Il secondo match della serata è quello che vede contrapposti Aleister Black e Bobby Lashley, quest'ultimo accompagnato da Lana. Nel mondo del wrestling c'è un termine che viene usato per descrivere l'attrito tra i lottatori che porterà poi i due a sfidarsi. Hit. Questo però è l'incontro con meno hit possibile. Non credo di aver mai visto in tutta la storia dello Showcase of the Immortals un match meno sentito e meno motivato di questo. Non c'è ragione per interessarsi a questo incontro. Pensate solo che i due atleti, prima della disputa del pay-per-view, non hanno mai interagito a Raw. È una specie di record. Questo alla fine è frutto dell'emergenza Covid. Han dovuto fare di necessità virtù. Con molta probabilità i due avrebbero preso parte all'Andre the Giant Memorial Battle Royale, ma annullandola han voluto farli partecipare all'evento mettendoli l'uno contro l'altro. C'è da dire che Black e Lashley non si comportano nemmeno male e, consci delle attenuanti del caso, la loro è una contesa accettabile per gli standard di Raw di un kick-off. Ma proprio perché non hanno nulla da raccontare l'uno contro l'altro, questo match è ben lontano dai canoni necessari per uno show come WrestleMania. Nel finale vediamo l'Onnipotente pronto ad eseguire la Dominator, ma Lana gli urla di lasciar perdere e andare a segno con la Spear. Lashley le dà retta, ma si rivela un errore madornale, dato che finisce vittima della letale Black Mass, che consegna la vittoria a Black. Iniziano gli screzi all'interno della coppia e la prossima volta che Lana gli dirà cosa fare, Lashley dovrà risponderle così. Allora, mi lasci parlare o no? Hai capito? No, non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona e a un certo punto te lo devo proprio dire! Affanculo! Affanculo! V-A-F-F in culo! Nel backstage Bayley dice che lei e Sasha Banks sono più unite che mai, ma quando la boss viene intervistata da sola, fa capire di essere tentata dalla possibilità di diventare la nuova campionessa. I guess we just all have to watch and see. Sulla balconata, Rob Gronkowski annuncia che entro la fine della serata vincerà il titolo 24/7. I wouldn't mind winning the 24/7 title by end of the tonight. È una minaccia? È il momento di uno dei match meglio costruiti di tutta questa WrestleMania, la resa dei conti tra Otis e Dolph Ziggler. Chi lo avrebbe mai detto che nel mese di febbraio questa storyline sarebbe stata la più interessante e la più coinvolgente di tutto SmackDown? Potrà sembrarvi esagerato, dato che stiamo parlando di un semplice angle comedy, la classica storia della Bella e la Bestia, ma funziona, funziona da Dio! Chi non ha mai avuto una cotta non ricambiata? Il povero Otis rispecchia un po' tutti noi e proprio per questo come si fa a non volergli bene? È talmente simpatico e pacioccoso che si vuole vederlo avere successo con la bella Mandy. Ci sono due tipi di persone, chi ha pianto vedendo il cuore di Otis spezzarsi e chi mente. Guarda qui, Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. Adesso! Purtroppo per lui l'appuntamento di San Valentino ha un risvolto tragico, dato che la bella Mandy era al ristorante con Dolph Ziggler. Ormai è parte della sua gimmick rubare le fidanzate altrui. Col passare delle settimane, però, si è scoperto che è stato tutto un enorme complotto per impedire a Otis di cuccare. Nell'ultima puntata di SmackDown, un misterioso hacker ha rivelato che è stata Sonya Deville a far tardare Otis all'appuntamento con un finto messaggio e ha mandato Dolph all'insaputa di Mandy. The truth will be heard. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. Una storia semplice con la giusta dose di colpi di scena e soprattutto sensata. Wow, non credevo di assistere in WWE a delle storie del genere senza che smarmellassero. Un vero peccato che alla fine abbiano licenziato la writer che si è occupata di questa storyline. L'incontro non è nulla di memorabile, ma viene elevato dal momento finale, ossia l'arrivo di Mandy Rose che rifila prima uno schiaffone all'ex amica Sonya e poi un colpo nelle parti basse a quel ruba fidanzate di Ziggler. Questo permette a Otis di andare a segno col Caterpillar, prendendosi sia la vittoria che la ragazza. Mamma mia, immaginatevi che ovazione ci sarebbe stata durante il bacio all'interno dello stadio di Tampa. È il trionfo dell'amore. Otis, sei tutti noi.
Ora, per quello che è successo dopo, voglio un attimo tuffarmi nella supposizione e nel campo delle teorie. A SmackDown abbiamo avuto un confronto verbale tra le due ragazze e scopriamo perché Sonya abbia voluto sabotare l'appuntamento di Mandy. E la motivazione è fin troppo sempliciotta per una storia pensata così bene, ossia che è stufa di stare nella sua ombra, che ora la odia e che vuole rovinarle la vita. And I will use every ounce of my being to ruin your life. Tutto qui? Una storia che ha avuto di tutto: amore, tradimenti, vendetta, hacker. E la motivazione è ti odio e basta. Io ho questa teoria. Secondo me nel segmento di SmackDown Sonya avrebbe dovuto rivelare i suoi veri sentimenti per Mandy. Avrebbe dovuto rivelare che la ama, che l'ha sempre amata. Solo che non essendo mai riuscita a dirglielo, ha preferito sabotare ogni sua relazione per paura di perderla. L'ha fatta incrociare con Ziggler perché istruito sul da farsi e perché non sarebbe mai stato il suo ragazzo a livello sentimentale. Lui se la voleva solo fare e da chi sarebbe andata a piangere Mandy una volta scaricata? Esatto, dall'amica Sonya. Lei sì che ci sarebbe sempre stata per lei. Poi, se la WWE vuole a tutti i costi proporre una storia e un personaggio che possa rappresentare decentemente la comunità LGBT, voi chi scegliereste? Lana o Sonya Deville, lottatrice dichiaratamente omosessuale? La mia è solo una teoria, non ci sono notizie certe che questa sarebbe dovuta essere la svolta nella storia tra Mandy e Sonya. Però secondo me ha molto senso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. È tempo dell'attesissimo Last Man Standing Match tra Edge e Randy Orton. Il primo incontro uno contro uno del canadese dopo ben 9 anni. Prima però non posso non parlarvi del ritorno della Rated R Superstar alla Royal Rumble. 10 anni esatti dalla sua ultima partecipazione ad una rissa reale e anche in quel caso la sua partecipazione e vittoria furono una sorpresa. In ogni caso, complici il lungo periodo d'assenza e l'evidente gioia sul volto di Edge, questo ritorno è anche meglio di quello del 2010, di gran lunga più emozionante. Se con la scena di Titanic ci piangono le donne, qui con il ritorno di Edge ci piangono gli uomini. È fondamentale sapere che nella rissa di quest'anno Edge ha eliminato Orton e per tutta risposta la Vipera lo ha attaccato brutalmente la sera dopo a Raw con un concerto. In fase di costruzione è stato dato un gran peso alla motivazione dell'attacco, tenuta segreta dallo stesso Orton per diverse settimane. Non so voi, ma non credevo che questa fantomatica motivazione avrebbe giocato un ruolo così importante in fase di costruzione. Pensavo che sarebbero stati molto più banali, una roba del tipo «Mi hai eliminato dalla Royal Rumble, devo fartela pagare!». E invece no, la Viper ha detto di aver fatto ciò che era meglio per il suo amico Edge. Lo ha attaccato per fargli capire una volta per tutte che non vale la pena rischiare di perdere la propria famiglia o peggio la propria vita solo per poter tornare a lottare. And I did it because I love Edge, I love you and I love your two little girls. In più, incolpando del suo ritorno la moglie di Edge, Beth Phoenix. Edge is a junkie for the roar of the crowd and you did nothing, nothing! Orton è riuscito a dare un senso terribilmente sadico e malato alle sue azioni. Nella sua testa perversa è convinto di essere nel giusto. Tutto ciò è fantastico, specialmente perché i cattivi migliori, e non solo nel wrestling, ma in ogni media di intrattenimento, sono quelli che fino alla fine credono di avere un ideale, che credono di essere dalla parte della ragione. E arrivati a questo punto io vorrei davvero tanto, con tutto il cuore, parlarvi di questo Last Man Standing Match con la stessa positività con cui vi ho parlato della costruzione. Le aspettative erano alte, forse altissime, ma non è nemmeno un discorso di aspettative troppo esagerate per essere soddisfatte. Il problema di questo incontro è che è fin troppo lungo, 36 minuti, e risulta essere dannatamente noioso. Pensate solo che Dave Meltzer lo ha definito il match più noioso in tutta la storia di WrestleMania. Non è necessariamente brutto, ma è fin troppo noioso. I due si trascinano di stanza in stanza dandosi solo dei pugni. Ogni tanto provano ad offrire qualche spot ad alto impatto, come la gomitata sul tavolo o come quando Edge, vedendo quelle grate sul tetto, prova a fare come Crash Bandicoot nei livelli arabi. Ma per tre quarti di quei 36 minuti non succede niente, se non appunto pugni, pugni e altri pugni.
Se fosse durato un quarto d'ora in meno, sarebbe stato meglio? Boh, chi lo sa, forse sì, però c'è da dire che se l'incontro si fosse svolto come da programma in uno stadio con il pubblico, l'intero match sarebbe stato drasticamente diverso. Lo stesso Edge, ospite nel podcast di Corey Graves, After the Bell, ha rivelato che lui ed Orton hanno dovuto rivedere completamente l'organizzazione dell'incontro per il fatto che si trovavano in un'arena vuota e che molte cose le hanno dovute improvvisare nel bel mezzo della registrazione. Ma per correttezza di informazione c'è da dire che si sente comunque molto orgoglioso del risultato venuto fuori. Saltiamo direttamente all'unico punto in cui succede qualcosa, il finale. L'emotività è alta e la scena è resa ottimamente, con la Rated R Superstar in lacrime prima di colpire la vipera con il concerto decisivo per la vittoria. Peccato solo che sia arrivato dopo 36 minuti di ridondante noia. Al termine di questo match vi sentirete svuotati, privi di energie, quindi per recuperare un po' di fiato c'è il siparietto del titolo 24/7. Mojo Rawley è rincorso da una manica di scappati di casa e Rob Gronkowski si butta su di loro dalla balconata. Schiena l'ex amico Mojo e diventa ufficialmente il nuovo campione. Dopo quasi un mese, Gronk è ancora campione ed è tra l'altro uno dei più longevi campioni 24/7. Non vedo l'ora di vederlo difendere la cintura anche durante le partite di football quando la quarantena sarà finita. Titoli di coppia di Raw in palio, tra i campioni gli Street Profits e gli sfidanti, gli assistiti di Zelina Vega, Angel Garza e Austin Theory. In origine ci sarebbe dovuto essere Andrade, ma il campione degli Stati Uniti non ha potuto prendere parte all'evento per colpa di un piccolo infortunio. Come detto, per sostituirlo è stato scelto Austin Theory da NXT, ma non perché abbiano chissà cosa in comune, anzi, non hanno nulla in comune. Condividono una sola cosa, ed è la lettera A come iniziale del nome. Il tag team di Garza e Theory risulta quindi molto random, per nulla amalgamato, e anche questa stable che è stata creata a Raw, questa Academy of Vega, sa fin troppo di trova l'intruso. L'incontro è molto semplice, da Raw, in più molto corto, poco più di 5 minuti. È chiaramente messo lì apposta per farci riprendere dopo il Last Man Standing match. La vittoria va ai Street Profits, ma nel post-match Montez Ford viene attaccato in inferiorità numerica con l'aggiunta di Zelina Vega. Per questo, a pareggiare i conti, arriva sua moglie, Bianca Belair. Mi ha fatto molto piacere vedere Bianca prendersi un piccolo WrestleMania moment assieme al marito. La si può considerare come una promozione nel main roster, nella speranza che, entro la fine dell'anno, la Belair possa imporsi nella divisione femminile di Raw. Ecco arrivare Titus O'Neil, sarà lui a sostituire Gronkowski come guest host di WrestleMania, ma solo io me lo sono immaginato scivolare e cadere giù dalla balconata giusto per ricordare il ruzzolone della Greatest Royal Rumble? È la volta del 5-way ad eliminazione con in palio il titolo femminile di SmackDown, la campionessa Bayley contro Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina e Naomi. Incontro voluto e deciso da Paige perché, a quanto pare, tra i suoi obiettivi c'è far perdere la cintura a Bayley. Perché? Boh, non si sa. Qualcuno ricordi a Paige che non è più la general manager di SmackDown e che non ha l'autorità per decretare i match a WrestleMania. Ma alla fine è solo un pretesto, il vero focus è sulla coppia di amiche Bayley e Sasha. Si sarebbero aiutate o si sarebbero pestate i piedi a vicenda? E chi sta usando chi? Da questo punto di vista stanno facendo molto bene, la loro separazione è costruita di settimana in settimana, con metodo e sottigliezza, coi giusti tempi. Meno male, non l'avrei mai detto dopo il casino fatto nel 2018. In più mi ha sorpreso, ma anche l'incontro è buono. A livello tecnico è il più debole tra i tre match titolati femminili del weekend, però è supportato da un booking ottimo. Ogni eliminazione è strutturata in modo perfetto e le tensioni tra Bayley e Sasha sono pregevoli. Innanzitutto la campionessa colpisce per errore la boss con una ginocchiata, poi non interviene per salvare l'amica dall'eliminazione, un po' come Triple H e Batista nella Chamber di New Year's Revolution 2005. Nel finale restano Bayley e Lacey Evans, ma Sasha, completamente ignara di quanto successo poco prima, interviene aiutando l'amica a mantenere la cintura. Per scoprire come si evolverà l'inevitabile separazione tra le due amiche, Sasha e Bayley, non possiamo fare altro che seguire SmackDown, e sono certo che l'hacker si sia già messo al lavoro. I suoi sensi di ragno saranno impazziti da WrestleMania.
Il penultimo incontro della serata è il curioso e divisivo Firefly Funhouse Match che vede contrapposti The Fiend e John Cena. Di questo segmento ne ho già parlato in maniera ampiamente dettagliata in un video apposito che vi invito a recuperarvi se ve lo siete perso. Quindi scusatemi se andrò molto di fretta, ma non voglio fare un copia e incolla di cose che ho già detto. Dopo il Boneyard Match della sera prima, credo che un po' tutti ci saremmo aspettati un qualcosa di simile. Una scazzottata nella casa dei giochi di Wyatt. Ma no, è molto più complesso. Un po' come un novello Freddy Krueger, Leader of Wars, ha traghettato il leader della C-Nation in un sadico gioco mentale, mettendolo di fronte a tutte le sue insicurezze e paure. Wyatt ha manipolato e riscritto molti ricordi cardine della carriera di Cena, dal suo debutto a SmackDown alla sua fase da rapper, dal loro incontro di WrestleMania 30 ad un possibile turn heel in caso il leader della C-Nation avesse usato quella sedia come chiesto già ai tempi da Wyatt. È proprio nella finestra del turn heel di Hollywood Cena che ogni filtro di percezione crolla, lasciando Cena in balia del maligno, il quale rigira le parole dette dal suo avversario contro di lui, la cancellazione della superstar più sopravvalutata e immeritevole. Mi rendo conto che raccontarvi cosa è successo sia meno potente che mostrarvelo, per questo vi invito tutti quanti a riguardarvi il Firefly Funhouse Match, sia che vi sia piaciuto che lo abbiate detestato, perché ad ogni nuova visione potreste scovare qualche nuovo significato nascosto, qualche nuova chiave di lettura. E in tutta onestà, credete davvero che se i due avessero lottato un incontro classico di wrestling avrebbero dato vita ad un'epica del genere? La risposta è ovviamente no, perché solamente in un setting più cinematografico come questo avrebbero potuto strutturare i vari livelli di quello che, di fatti, è stato un viaggio mentale nella vita e nella carriera di John Cena. I don't know what I just saw. Non sarà stato un vero match di wrestling, ma a livello visivo, a livello di struttura, lo reputo la cosa più geniale che io abbia mai visto all'interno di un qualsiasi show di wrestling. E siamo finalmente giunti al main event di WrestleMania. Brock Lesnar difende il suo titolo WWE contro il vincitore della Royal Rumble, Drew McIntyre. Anche se non è proprio il main event, ma lo vedremo più avanti. La Claymore che permise allo scozzese di eliminare la bestia dalla rissa reale echeggiò in tutto il mondo, ed è da quel momento, con quella vittoria, che la stella di McIntyre risplende alta nel cielo. Come se non bastasse, è stato anche capace di mettere KO Lesnar con una serie di Claymore a Raw. McIntyre ha avuto un'ottima presenza in questa Road to WrestleMania, ci si schiera genuinamente dalla sua parte, specie per tutti coloro che conoscono il suo lungo e tortuoso percorso in federazione. Guess how many titles I've won since then? How many world titles? I know. Yeah, big zero. Poi cosa volete dire ad uno che è andato sino alle montagne scozzesi per degli allenamenti in stile Rocky? Peccato solo che questo incontro di WrestleMania sia un'enorme delusione. Vedendo il modo in cui pure Lesnar si è impegnato a mandare over McIntyre in fase di costruzione, ero straconvinto che fosse motivato e carico per questo main event. Invece è stato il solito scontro di pochi minuti in cui eseguono solo finisher, una a testa finché uno non si arrende. Nel corso degli anni ci sono stati sicuramente match di Lesnar ben peggiori di questo, ma non è così che sarebbe dovuto andare. Un incontro di tale portata, un main event di questo calibro, avrebbe dovuto racchiudere molto più pathos, molta più epica. McIntyre sarebbe dovuto uscirne come il guerriero temerario capace di abbattere la bestia dopo un combattimento ai limiti dell'umano, ma alla fine sembra solo che avesse più finisher in canna. Non fraintendetemi, sono felicissimo per Drew, sono felicissimo di vederlo campione dopo tutto quello che ha passato, ma cavoli se questo match mi ha deluso. Tenendo a mente che SummerSlam è sempre una tappa obbligatoria per Lesnar, continuo a pensare che i due possano affrontarsi in una rivincita per l'evento più caldo dell'estate. Magari sarà quello lo scontro carico di epica che avremmo dovuto avere qui a WrestleMania, un po' come è successo con Seth Rollins l'anno scorso. Per ora ciò che conta è che Drew McIntyre è il nuovo campione WWE, ma la sua serata non è ancora finita.
A quanto pare nel backstage Big Show stava guardando il finale di WrestleMania 9 e, ispirato dall'inserimento completamente a cazzo di Hulk Hogan nel main event, decide di fare lo stesso. Nonostante le registrazioni dell'evento siano finite, si precipita nel ring per sfidare Drew McIntyre ad un incontro titolato lì sul momento. Big Show, non so dove ti credi di essere, magari nella casa della tua serie su Netflix sei abituato a comandare, ma qui siamo a WrestleMania, una WrestleMania ormai conclusa, e non mi sembra che tra le mani tu abbia il Money in the Bank. I see fear. You're afraid of me. È uno stronzo! Sul momento McIntyre non voleva dargliela vinta, ma alla fine cede alle provocazioni e accetta la sfida. Parte quindi un dark match, che però è il vero main event di WrestleMania 36. Tra l'altro dura anche un pelo di più dell'incontro con Lesnar. A vincere è ovviamente lo scozzese, non credo ci sia bisogno di dirlo, e dà ufficialmente inizio al suo regno come campione WWE. Questa era la seconda serata di WWE WrestleMania 36. Bla 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 bla, l'edizione più surreale di sempre, bla 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 bla, ormai lo sapete. Tenendo conto di tutte le circostanze del caso, credo che non avremmo mai potuto chiedere una WrestleMania migliore di questa, e ripeto quanto detto nella prima parte. Al termine di questo weekend, io ero contento e soddisfatto di aver assistito a WrestleMania. Anche senza la fanfara, anche senza il grande stadio, gli ingressi spettacolari e il calore della folla, è stato un evento capace di intrattenermi e divertirmi, il che è un'ottima cosa in questo periodo. Se poi preferite sparare sulla Croce Rossa, su una WrestleMania che di base sembrava quasi maledetta, accomodatevi pure. Però sappiate che l'elenco di edizioni peggiori, più brutte di questa, è lunghino. Entrambe le serate hanno offerto diversi momenti da ricordare, cambi di titoli importanti e persino nuovi espedienti narrativi. È principalmente per questo motivo che ho deciso di fare le recensioni di queste due serate, perché questa WrestleMania, in un modo o nell'altro, ce la ricorderemo per molto tempo. A suo modo è passata alla storia e meritava di essere raccontata e discussa anche sul mio canale. Già solo togliendo tutta la parte tragica della pandemia e dell'assenza di pubblico, resta la prima WrestleMania divisa in due serate. A tal proposito Triple H ha fatto sapere di preferire questo format piuttosto che un solo show da 7 ore. Ha detto che, potendo scegliere, farebbe sempre due serate. Voi cosa ne pensate? Avete gradito l'esperimento dello Showcase of the Immortals diviso in due nottate? Io onestamente sono un po' combattuto, perché se da una parte è bello non fare le 6 del mattino, è anche vero che gli incontri per WrestleMania sono sempre tantissimi. Se avessi io il potere di decidere, farei un unico show da 4, 5 ore al massimo, come qualche anno fa. Anche perché in tutta onestà preferisco un weekend composto da takeover di NXT e pay-per-view, piuttosto che due sere dello stesso evento. A sto giro vi carico di domande e vi chiedo anche quale delle due serate avete preferito e, in generale, cosa ne pensate di WrestleMania 36? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.